Ciao ragazzi, quest'oggi siamo in compagnia del Huawei Ascend P6. Eccolo qui, ricapitoliamo rapidamente le caratteristiche. Abbiamo uno schermo HD da 4,7 pollici, uno spessore davvero contenuto, come abbiamo già detto in precedenza, con una backcover tutta in alluminio, davvero ottima, e 2 giga di RAM, 8 giga all'interno del dispositivo, più espansione tramite micro SD, e fotocamera posteriore da 8 megapixel più flash LED, e fotocamera anteriore da 5 megapixel più i vari sensori con la griglia. È davvero un telefono leggero, solo 120 grammi, che quindi ci dà un buon touch and feel, diciamo, e un buon grip quando lo si va a prendere, anche una buona sensazione. Naturalmente, per tutte quante le altre caratteristiche, vi rimando direttamente all'unboxing del dispositivo. Ora, per prima cosa, vorrei farvi vedere due cose. Allora, la prima è che, come negli ultimi dispositivi Huawei, non abbiamo il tasto menu applicazioni. Praticamente tutto quanto viene messo nella schermata principale. Tutte le applicazioni che abbiamo sono nella schermata principale. Poi, seconda cosa è che possiamo andare a cambiare il tema del telefono. Per esempio, ora abbiamo questo, possiamo scegliere quest'altro, Halo, vedere se ci piace, come viene, poi facciamo applica. Applicando il tema, praticamente andrà a sostituire tutto quello che di grafico c'era prima e andando a metterne quest'altro praticamente. Ecco, vengono cambiate anche le icone e tutto, e anche il tasto di sblocco, la schermata di sblocco è diversa rispetto alla precedenza. Prima avevamo uno slider, ora abbiamo questa sorta di disco dove si può scegliere di andare a messaggi, alla fotocamera e alla chiamata, oppure sbloccare il telefono. Bene, detto questo, direi di passare prima alla parte telefonica, dove devo dirvi subito che il telefono si comporta molto molto bene. È ottima la ricezione ed è buonissimo anche l'audio dalla capsula auricolare. Vi faccio sentire ora invece il viva voce che risulta. Che risulta essere dallo speaker posto posteriormente. Un attimo che metto il viva voce. Non altissimo, come vedete questo è il volume massimo, avvicino anche. Il volume sinceramente non è alto e oltre a non essere alto, se viene poggiato sopra un tavolo, essendo posto nella parte posteriore, sinceramente tende anche ad essere coperto dal tavolo stesso, quindi dalla superficie su cui è poggiato. Comunque funziona bene. Per quanto riguarda invece i messaggi, andiamo subito a scrivere un messaggio e devo dire che il telefono si comporta davvero bene. La serie è abbastanza rapida. Ed è carina anche carina anche la possibilità di andare ad attivare i tasti funzione semplicemente con uno swipe. Perlomeno prima me lo faceva, ora no, però c'è la possibilità di attivare appunto con uno swipe, al posto di tenere premuto, funziona appunto i tasti in seconda funzione. Comunque una buona tastiera, peccato manchi il tasto della funzione vocale. Andando avanti, direi che possiamo andare a vedere come si comporta con le mail. Ah, nel frattempo abbiamo qui Maps e vi posso dire che il dispositivo con il GPS non abbia avuto alcun tipo di problema. Si comporta bene, ha preso anche abbastanza rapidamente il GPS, e quindi si è agganciato anche abbastanza rapidamente al satellite. Per quanto riguarda appunto le mail, dicevamo, questo è il classico client mail di Android. Un attimo che apre la mail, facciamo mostra immagini e vi posso dire che già, come vedete, manca il
pinch in, il pinch out, ma quando noi andiamo a ridurre al minimo l'email, dobbiamo sempre fare swipe destra e sinistra per leggere tutta quanta la mail. Comunque, devo dire che non è un grosso problema. Poi direi andare a parlare del browser. Vediamo un po'. Andiamo subito sul nostro sito. Prova cellulari.it. Facciamo vai. E nel frattempo li facciamo aprire anche The Verge per vedere un po' come si comporta sotto stress. Eh sì, vabbè. Abbiamo aperto una cosa che non c'entra nulla. The Verge, eccolo. Ecco, nel frattempo vediamo un po' se ha caricato il nostro sito. Eccoci, sì, è stato caricato. No, non vogliamo l'applicazione che potete scaricare dal market, naturalmente. Beh, direi che il caricamento è ancora in atto, ma comunque il telefono ha un buon pinch out, pincini, quindi e anche lo zoom, devo dire che, e anche il rendering, comunque lo scrolling, devo dire che sono abbastanza buoni, sono abbastanza fluidi. Andiamo a fare il doppio tap, ok, non mi è stato proprio impaginato al massimo, però comunque. Con un piccolo aggiustamento, diciamo che siamo riusciti a vederlo. Poi direi di andare dentro un articolo. Nel frattempo, vediamo se ha caricato The Verge. Ok, dobbiamo scegliere. Ok, allora andiamo a vedere di farglielo caricare. Nel frattempo, ecco, sta caricando la versione mobile. Allora, noi gli diciamo di andare a caricare il sito desktop. Nel frattempo vediamo se ha aperto il nostro sì, ha aperto il nostro articolo. Eccoci. Questo è l'articolo, è stato aperto. Direi forse rispetto agli ultimi telefoni che ho provato, forse leggermente qualche piccolo lag. Proprio piccolo piccolo lo presenta. Comunque direi nulla di trascendentale. Vediamo un po' come si comporta su The Verge. Un attimo che lo sta caricando. Ecco, forse non proprio molto reattivo, sicuramente The Verge è un sito molto molto pesante, molto più pesante del nostro sito e quindi l'apertura sicuramente risulta molto più difficile. Ecco, non funziona pinch in e pinch out ancora, ecco, adesso siamo riusciti a farlo funzionare. Lo scrolling è buono, purtroppo rispetto al nostro sito ci è voluto un po' più di tempo di apertura, appunto proprio per la pesantezza e ancora non finisce a caricare il sito. Diciamo che il browser non è male, ma forse da un quad core con 2 giga di RAM ci saremmo aspettati qualcosina di più. Bene, direi che possiamo andare avanti, possiamo andare nelle impostazioni e vedere alcune cose interessanti. La prima è sul display, dove si può andare a vedere la temperatura del colore, scegliere una prefinita o meno, e buona anche il sensore di luminosità, se posto su automatico, ora non l'abbiamo messo circa la metà, forse quando viene attaccata la corrente spara un po' troppo. Poi è carina anche la batteria, la gestione di alimentazione, dove praticamente si può scegliere tra normale, intelligente oppure durata. Nell'intelligente in genere si riesce a guadagnare circa un 3-4 ore rispetto alla normale, perlomeno nei parametri che sono stati settati da Huawei. Diciamo che forse la differenza è un po' minore rispetto a queste 3-4 ore. In questo caso sono poco meno di 3. Comunque, direi che parlando di batteria. Diciamo che non è proprio il suo punto forte. Con un uso medio intenso, sinceramente, la giornata non la si copre. Si può arrivare intorno
Beh, oddio, arrivare, non so, dipende ancora, diciamo, mettiamo a regime il telefono. Comunque, diciamo che si riescono a coprire all'incirca una decina di ore scarse con il telefono, ecco, mettiamola così. Quindi, se ci alziamo, non so, alle 7, alle 8 e quindi andiamo a lavorare intorno alle 8:30, 9, ecco, intorno alle 6, alle 7 di sera il telefono con un uso, diciamo, medio intenso, magari internet attaccato, eccetera, a sera non ci arriviamo. Poi, controllo il movimento è interessante, abbiamo queste possibilità di capovolgi, praticamente se il telefono viene capovolto si interrompe una musica o una suoneria o comunque una chiamata, se si solleva si riduce il volume della suoneria, se si alza verso l'orecchio, quindi lo si mette così all'orecchio, si può rispondere oppure effettuare delle chiamate, un po' stile Samsung. Per quanto riguarda poi altro da dire, direi che c'è solo da notificare la modalità guanti, quindi la possibilità di utilizzare i guanti o comunque la possibilità quindi di utilizzare, non in questo periodo dato che siamo in estate. Poi vediamo poi la CPU, una quad con 1,5 GHz, la RAM da 2 GB e la versione 4.2.2 dell'Android e la versione Motion UI della 1.6 della Huawei. E infine direi di andare a vedere la memoria come è stata settata. Abbiamo appunto disponibili 4,82 giga degli 8 giga iniziali, quindi direi forse un po' pochino per inserire tutte le applicazioni. Bene, parliamo della fotocamera. Allora, la fotocamera direi che fa delle buone foto. Questa è, mettiamo il nostro soggetto, andiamo a fare la fotografia. Scattiamo. Questa è la foto che è stata realizzata. Ora vabbè, mi sono mosso, questa non è venuta benissimo. Prendiamo questa che sicuramente è venuta forse un pochino meglio. Ecco, questa qua è venuta sicuramente meglio. Comunque possiamo vedere queste foto che sono state fatte all'aperto per vedere la qualità della camera. Direi che non abbiamo avuto riscontrato particolari problemi con la camera, devo dire che le macro vengono abbastanza bene. L'unica pecca forse sono le foto fatte un po' all'oscuro, dove la camera secondo me perde un po' di definizione. I video sono buoni, forse addirittura anche migliori rispetto alle foto, vengono fatti bene in full HD e sono davvero degli ottimi video. Ecco, questo passaggio da luce a zona più ombrosa devo dire che è stato ottimo. In genere molti telefoni hanno avuto delle problematiche da questo punto di vista. Quindi direi che la camera funziona davvero bene e abbiamo queste possibilità: stacco singolo, bellezza, riscatto intelligente, HDR, panoramica, vari effetti. Poi si può mettere, diciamo, il tac GPS, audio, dimensioni foto. La massima è l'8 megapixel. Per quanto riguarda i video, si può scegliere anche di utilizzare il flash o lo stabilizzatore delle immagini, qualità video, la massima è Full HD, e poi si può scegliere anche di utilizzare la fotocamera anteriore, che devo dire, essendo da 5 megapixel, fa anch'essa delle ottime foto. Bene, detto della fotocamera, direi allora a questo punto di andare a parlare delle nostre foto di test per vedere un po' come si comporta. Devo dire, questo è uno schermo nero, non, su uno sfondo nero su scritta bianca. Devo dire che si legge abbastanza bene, quindi un buon contrasto. Questa è una immagine, quest'altra è un'altra immagine. Si vedono davvero bene. Secondo me, lo schermo è davvero ottimo, uno splendido schermo HD, buona luminosità. Ecco, ora è andato in crash, non so perché, riandiamo subito. Questo è il bello della diretta, non era mai andato in crash e in questo momento ci è andato e ha chiuso la galleria. Andando avanti, ecco questa bella foto, si vedono bene i colori. Devo dire che non, dato che si può, diciamo, anche variare la temperatura dei colori e il tipo di schema, devo dire che non ci sono alcun tipo di problemi di sparatura di colori o altro. Questa è la
È un video a 1080p che viene riprodotto davvero tranquillamente, senza alcun tipo di problema. Bello lo schermo, l'audio è al massimo. Devo dire che non c'è nessun tipo di problema. Naturalmente leggerà anche i 720p e i 480p. Poi vengono letti, come potete ben vedere, anche gli FLV. Mentre gli MKV e gli VX non vengono riprodotti. Già che ci siamo, andiamo ad ascoltare la musica, così vediamo anche un po' l'audio. Scegliamo tutti i brani e andiamoci a sentire la nostra Alessandra Stan a volume massimo. Ecco l'effetto che vi dicevo: se poggiato su uno schermo, su un qualcosa che non è liscio come il mio tavolo, ma qualcosa di che assorbe, l'intensità della musica cade davvero pesantemente. Ecco, già che siamo qua sotto, vi faccio vedere i toggle che ha inserito Huawei, ce ne sono molti, quindi luminosità, wifi, GPS, davvero tante possibilità. Ora andiamo a provare per esempio qualche gioco. Andiamo a vedere un po' Asphalt. Eccolo. E già vi dico che nonostante non abbiamo fatto grandi operazioni con il telefono, qui dietro questa zona qui devo dire che è particolarmente calda. E vi dico già che ora che vado a giocare con questo gioco, perché l'ho testato prima, questa temperatura si alzerà ancora di più. Purtroppo il telefono, essendo anche in alluminio, forse conduce maggiormente il calore rispetto ad altri dispositivi. Aspettiamo che il telefono si avvii. Ecco, tocchiamo lo schermo per andare. Quindi facciamo ok, partita veloce, annulla, scegli e partiamo. Bene, ora facciamo gara. Togliamo il nostro appuntamatite classico e vediamo un po' di giocare con il telefono. La ve la avvicino così magari potete vedere anche meglio come si gioca. Bene. Questo è il gioco, direi che è abbastanza fluido, non abbiamo particolari lag o impuntamenti. Anche lo schermo, che è davvero di una buona fattura, ci permette di apprezzare al meglio i dettagli di Asphalt. Quindi direi che per quanto riguarda il gioco non abbiamo nessun problema. Ora il telefono è ancora più caldo, è ancora più caldo rispetto a prima. Questo direi che forse è leggermente fastidioso. Comunque, vabbè, questo è quanto in sostanza. Questo problema c'è, è giusto evidenziarlo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo parlato, direi, di quasi tutto. Direi di andare a fare una prova adesso di vedere se il telefono legge, qualora riesca, delle chiavette USB. Andiamo a fare quindi il collegamento, vediamo un po' se il telefono le legge, giusto per fare questo test. Direi di no, direi di no, quando in quanto la chiavetta non si accende, la luce è tutto collegato bene, quindi no, il telefono quindi non legge dispositivi USB, non è USB host. Bene, allora,
Direi che abbiamo parlato un po' di tutto di quello che riguarda questo telefono. Vi farei solo vedere qualche applicazione che è stata inserita direttamente da Huawei. Allora, direi che di gestione di alimentazione abbiamo già parlato. Questa è un'applicazione di backup per gestire applicazioni e nulla di più, c'è il cloud. Poi direi che qui abbiamo alcuni strumenti, per esempio è carina la torcia, il registratore, il DLNI, compulsione vocale, c'è Polaris Office, un discreto visualizzatore di file tipo Word, Excel, eccetera, forse non il migliore, ma comunque buono che ci sia. Possiamo trovarne altri sul market. E infine la radio FM che funziona tranquillamente senza appunto problemi. Ne abbiamo già parlato, viene inserito RPTDGP come gioco interno e direi che poi nient'altro. Allora, quindi, cosa possiamo dire di questo Huawei P6? Allora, secondo me punti, diciamo, deboli sono davvero pochi, o comunque le cose che non sono, come dire, così eccezionali. Direi che la non eccezionalità deriva, secondo me, dalla batteria. Direi una batteria un pochino sottotono, mi è sembrata, rispetto ad altri telefoni che ho visto. Dura, sinceramente, non molto. E direi anche, forse il browser o qualche piccola ottimizzazione deve essere fatta, ma nulla di così trascendentale. Devo dire davvero eccezionale il display, ottimo, bellissimo, ottima luminosità, telefono leggero, davvero belli i materiali, davvero splendidi questa sottigliezza e questa. Come dire, questo touch and feel che c'è del telefono, davvero splendido. Splendida anche la possibilità di andare ad estrarre lo spillino qui, che sarebbe il vano che copre il jack da 3,5, quindi per gli auricolari, per andare poi ad estrarre da questo lato la micro SIM e la scheda micro SD. L'unica pecca forse è attenzione quando lo estraiamo e mettiamo le cuffie a dove mettiamo lo spillino, perché è facile perderselo. Quindi direi che per questo Huawei è tutto. Si trova, diciamo, a 399 € e secondo me è un prezzo davvero eccezionale per questo tipo di prodotto. Il telefono va bene e vi rimando al nostro articolo che faremo su provacellulari.it e per vedere un po' come anche le pagelle e le foto che pubblicheremo scattate dal telefono. Quindi vi rimando lì e vi anticipo che faremo tra poco, verrà pubblicato in questi giorni anche un versus con il Galaxy S4 per vedere questi telefoni che entrambi montano un processore quad-core e 2 giga di RAM, come si comportano uno contro l'altro, benché di prezzo di listino ci siano €300 di differenza, che poi reali ne sono un po' di meno, visto che l'S4 si trova già a meno, ma che comunque ci permetterà di vedere alcuni aspetti tra i due telefoni. Bene, quindi complimenti ancora a Huawei per questo splendido telefono e per la crescita fatta in questi anni e vi rimando al sito provacellulari.it. Ciao ragazzi, grazie a tutti.